Dispiace che sia arrivati a un punto in cui un tribunale, quindi un organo terzo, abbia dovuto sentenziare su questo argomento, ma del resto noi siamo sempre stati convinti e sereni sull'operato dell'amministrazione, lo abbiamo fatto. Questo, come tante altre azioni, penso alle progressioni verticali, appunto alle progressioni orizzontali 2018, 2019, 2021, le procedure concorsuali, nel pieno rispetto del personale, nel pieno rispetto dell'ente, dell'interesse pubblico, volendo efficientare la macchina amministrativa per raggiungere quelli che sono gli obiettivi che in questi giorni stiamo portando a compimento. Oggi sì, è un giorno di distensione, di serenità, nel quale l'amministrazione accoglie positivamente quella che è una sentenza che finalmente restituisce la verità, prima di tutto ai cittadini teramani, ai lavoratori e a quanti avevano seguito una battaglia che purtroppo, più che su una questione tecnica, era stata spostata su una questione politica, da chi invece negli anni non aveva fatto nulla per tutelare e difendere i lavoratori e penso a chi nelle precedenti giunte non si era mai speso per andare a difendere e a tutelare gli interessi dei lavoratori dell'ente. Si parla di 15 anni di immobilismo. 15 anni nei quali non erano state previste procedure concorsuali, nei quali non erano stati previsti degli scatti, delle progressioni per il personale. Noi abbiamo già portato a compimento un concorso per progressioni verticali. Finalmente con questa sentenza arriva a compimento anche il percorso per la prima di tre progressioni orizzontali che abbiamo previsto in 4 anni. Evidentemente sono risultati significativi che siamo certi verranno accolti più che positivamente dai lavoratori e quindi di riflesso con il loro operato, dai cittadini che vedranno il risultato di una macchina finalmente efficiente che risponde alle loro esigenze. E adesso i rapporti con i sindacati come saranno? Ma per noi non cambia nulla, noi continuiamo con lo stesso approccio di prima, un approccio appunto sereno, di rispetto reciproco, di rispetto proprio di tutto della normativa e di quello che in qualche modo ci è imposto e quindi su questa strada continueremo. Ma del resto negli anni nei quali il sottoscritto è stato assessore al personale abbiamo sempre sottoscritto all'unanimità i contratti decentrati, i contratti integrativi. Quest'anno siamo arrivati a sottoscriverlo nel mese di giugno, quindi con largo anticipo. Siamo il primo ente, da quello che mi risulta, in provincia ad aver sottoscritto il proprio contratto decentrato. Questo è un risultato significativo che sicuramente per noi è motivo di orgoglio, ma anche di serenità, appunto, per l'operato che abbiamo messo in campo.